Allora ci parlerà delle agenzie fiscali, come sono attualmente e quale può essere il loro futuro. Intanto buongiorno a tutti e ringrazio la rappresentanza consigliare, il gruppo consigliere del 5 Stelle per questo invito. Come diceva il presidente della riunione qui, avevamo delle slide che avrebbero facilitato e velocizzato la cosa. Cerchiamo di essere uguali, però certo che visivamente certe cose si completano meglio. Purtroppo non è andata così, le slide che noi abbiamo presentato non più tardi una settimana fa in Parlamento, quindi erano sicuramente più utili vederle direttamente. Comunque, andiamo al sodo. Allora, io ho pensato di fare questo intervento, un po' mutuando il titolo originario di questo convegno, che era Agenzie Fiscali quale futuro, chiamando questo mio intervento Agenzie Fiscali quale presente, perché ritengo che solo avendo un'idea di quello che è oggi l'organizzazione a livello nazionale si possano comprendere eventuali benefici o rischi di quello che può essere una provincializzazione dell'istituto, tenendo presente che quello che non va a livello nazionale portato a livello locale va moltiplicato per 10 ovviamente, perché come dicevano prima alcuni che mi hanno preceduto, qui i rapporti ovviamente sono, intanto i numeri sono inferiori, quindi certi controlli risultano sicuramente più facilitati e poi comunque c'è una commistione di interessi che forse a livello nazionale viene un po' liquefatta, insomma. Comunque, diciamo che questo mio intervento mira a capire un po' se l'autonomia, l'aziendalismo e diciamolo pure la mancanza di un reale controllo producono effettivamente un'amministrazione eticamente corretta. Come diceva chi mi ha preceduto, il problema dell'amministrazione pubblica dovrebbe essere innanzitutto l'etica. Ebbene, un ente pubblico, diciamolo subito a premessa, ha il potere che gli viene concesso, quindi quello che dirò in realtà, se va imputato alle agenzie fiscali, in parte va imputato a chi non le controlla adeguatamente. Allora, teniamo presente che l'amministrazione finanziaria in generale è l'unico ente che entra in svariati aspetti della vita di ognuno di noi, dalla nascita dopo la morte, cosa che non fanno neanche i servizi segreti. Ha un'invasività che questa un'autonomia del genere non può che ampliare. Quindi io direi a premessa che altro che di autonomia dovremmo discutere, ma dovremmo discutere che questo ente vada sottoposto a un controllo pubblico costante e asfissiante di matrice ministeriale e parlamentare, esattamente come avviene per i servizi segreti. Ciò detto, diciamo che l'autonomia dell'amministrazione fiscale è diffusa nel mondo, però è interpretata in una certa maniera. Qui le slide ci avrebbero aiutato, io sintetizzo. Intanto in paesi come Spagna, Nuova Zelanda, da cui abbiamo mutuato il sistema, l'autonomia vuol dire autonomia di strutture di immobili, struttura di autonomia di contrattazione di bilancio privatistico è un grosso strumento che facilita certe situazioni, ma soprattutto di gestione dell'attività ispettiva, cioè l'agenzia non ha bisogno del decreto del ministro per muoversi. Ecco, qui invece è stata interpretata in maniera diversa, in buona sostanza, e lo ribadirà chi mi seguirà, è stata interpretata un po' come un arbitrio, una facoltà di derogare alle regole generali della pubblica amministrazione in nome di più alti obiettivi, inseriti in una logica di aziendalismo che io definirei di stampo personalistico. I concetti di autonomia e aziendalismo, di cui è pervaso dal 2001 in modo particolare il sistema agenziale, nato appunto il 1 gennaio 2001, hanno messo a rischio nella macchina fiscale, a mio modo di vedere, alcuni valori che sono la coscienza, l'etica e la prevenzione, che non è da meno delle altre due, perché un sistema fiscale adeguato questo dovrebbe rincorrere. C'è una, in buona sostanza, una spasmodica ricerca di una performance migliorativa, che è tipicamente della mentalità aziendalistica, che è applicata però a un settore prettamente pubblicistico, senza una concorrenza, senza un mercato con cui confrontarsi e da cui essere automaticamente sanzionato, pur nella consapevolezza dell'inefficienza e impotenza innanzi all'enorme massa di sommerso che anche di recente è stato sottolineato, ha comportato in chi ha gestito certe strutture
una brama di raggiungimento dell'obiettivo attraverso una narrazione dei fatti spesso artefatta, che non rispecchia né i principi dell'articolo 98 Costituzione, né soprattutto la correttezza nel rivolgersi all'opinione pubblica, con una serie di equivoci veri e propri. Ora, l'aspetto che voi vedete dall'esterno, magari come utenti vostro malgrado, diciamo così, è un'evoluzione dell'amministrazione fiscale che passa dagli anni 90, in cui abbiamo assistito, in cui abbiamo assistito a una dichiarazione che io ho definito dichiarazione di impotenza del fisco ad attuare l'articolo 53 Costituzione, cioè la capacità contributiva, che si è sostanziata sostanzialmente negli studi di settore e nel liquidometro, che hanno reso le indagini fiscali sostanzialmente presuntive e presuntuose, tramutando spesso il contraddittorio con il contribuente in una contrattazione da mercato, e abbiamo già sentito qualche precedente. Oggi si è passati direttamente alla ricerca di quello che io ho definito l'opolo, magari mascherando l'opinione pubblica con termini anglofoni che sono un po' di impatto, tipo compliance o adempimento spontaneo, qualche tradurre. Oppure con la rassegnata teoria dell'evasione si consuma e quando arriviamo noi è tardi, l'ha detto il dottoressa Orlandi. Oppure con la flat tax, che poi in realtà è un'imposta forfettaria per cittadini, persone fisiche e straniere. O ancora con letterine che dovremmo correttamente definire minatorie. Con minacce velate, abbiamo sentito dire le imprese devono valutare le conseguenze d'immagine di un accertamento fiscale. Oppure valutare se c'è convenienza economica o no a essere compiacenti. O ancora conosceremo il lato oscuro del fisco. Una serie di dichiarazioni che la rendono chiara, insomma, com'è l'atmosfera di certi organi direttivi. Adesso assistiamo a sanatorie vari, abbattimenti stratosferici dell'accertato, e tutto per dire datemi quello che volete, in altri termini, perché io non sono in grado di farlo. Questo è tradotto quello che secondo me è oggi l'amministrazione fiscale. Questa ricerca continua di collaborazione in realtà tradisce il fatto che io non riesco di forza a farti collaborare. Il fisco in realtà sembra non essere in grado di scovare i piccoli o grandi evasori, tantomeno, e questi sono fenomeni molto gravi a mio modo di vedere, tantomeno di incidere sui grandi fenomeni finanziari o multinazionali, e totalmente assente nei fenomeni di malavita economico-finanziaria e nella lotta al crimine che ormai, sapete, si sostanzia in colletti bianchi, quindi in economia pulita. Non può fare prevenzione, perché non rientra negli obiettivi aziendalistici, non controlla il territorio, ne è totalmente assente. Questo aspetto però su che cosa si fonda, si regge? Si regge su un'opera di persuasione e comunicazione all'opinione pubblica che spesso è alimentata, come dicevo prima, da equivoci e tecnicismi poco comprensibili ai più. In realtà, io questo ci tengo a premetterlo, l'Agenzia delle Entrate è l'ente pubblico probabilmente più trasparente in assoluto. Il problema è che gli italiani non vogliono, non sanno leggere certe cose. Per esempio, uno degli equivoci è quello che a cui accennava l'avvocato di Equitalia, e lui giustamente ha detto non mi esprimo su Equitalia, perché quello è il principale equivoco, cioè Equitalia sconta colpe normalmente di altri. Ma lasciamo questo che andremo fuori tema. Diciamo che questa comunicazione però diviene efficace sostanzialmente a causa di tre fattori. Il primo è la mancanza di un reale controllo, non ultimo da parte del Parlamento. Il secondo fattore è la detenzione con monopolio della conoscenza e dell'informazione del settore, che viene spesso utilizzata a fini propri. Il terzo, dispiace dirlo, è l'appoggio interessato di gran parte degli attori del sistema, dal ceto professionale al ceto imprenditoriale di certo livello e così via, nonché dei media. E qual è lo strumento funzionale a tutto questo? È la comunicazione. Cioè la narrazione comune fornita ai media, agli organi di controllo, al Parlamento e quindi alla Nazione, di una mitizzata efficienza e indispensabilità. Indispensabilità che in passato si è concretizzata in una sorta di ricatto morale. È chiaro che l'Agenzia delle Entrate è l'ente principale che recupera risorse dello Stato e in penuria di risorse capite bene che c'è un forte peso, diciamo così, esagerando, diciamo di ricatto, ma comunque di persuasione. L'altra è l'efficienza, che adesso a titolo d'esempio andremo a vedere in che cosa si sostanzia.
Allora, con il recupero ipotetico di evasione fiscale oggi, e questo lo dico per far comprendere perché siamo interessati tutti noi cittadini, con il recupero ipotetico di evasione fiscale oggi, dicevo, si fa copertura di manovre finanziarie, l'abbiamo visto fino all'ultimo, 3,4 miliardi da ripianare, in parte dovrebbero venire da maggior recupero di evasione. Si imposta la politica fiscale, chiaramente, si costituisce, e questo è importante, il famoso fondo di riduzione della pressione fiscale che è stato previsto dalla legge 228 del 2012. Ora credo che tutti noi possiamo testimoniare che riduzioni di aliquote fiscali non abbiamo mai avute da allora. Ne consegue quindi, per quello che dicevamo, cioè per cosa si fa con la valutazione dell'evasione fiscale, che sia di vitale importanza avere una valutazione effettiva e corretta della lotta all'evasione fiscale. Ebbene, vediamo che cosa fa l'Agenzia delle Entrate. Nel comunicato stampa ultimo, l'Agenzia delle Entrate ci rappresenta di aver battuto l'ennesimo record, di aver raggiunto 19 miliardi di incasso. Terzo anno consecutivo da record, che nel 2016 registra il nuovo primato di recupero di evasione, attenzione ai termini, perché si parla di recupero di evasione e di incasso, perché l'unico termine esatto è quello che viene detto dopo, cioè 19 miliardi sono quelli riportati nelle casse dello Stato, è vero, cioè è il lavoro dell'Agenzia delle Entrate, che è cosa ben diversa dire il recupero di evasione, che è un concetto diverso, quindi confondendo i due concetti, si fa quello che dicevamo, comunicazione artefatta. Quindi vorrei che prestasse attenzione a questi termini, recuperati 19 miliardi di evasione, è record, 28% in più dell'anno precedente, 14,9 l'anno scorso. E questo importo però, con trasparenza, l'agenzia ci dice, guardate che c'è dentro la volontà di disclosure e anche il canone TV. A questo punto vediamo questa comunicazione autoreferenziale dove è debole. Intanto sorprende che una comparazione così disomogenea possa passare in sottordine. Nel 2015, infatti, anno che peraltro la Corte dei Conti ha già definito da risultati assai scarsi nella lotta all'evasione condotta dall'Agenzia delle Entrate, avevamo 14,9 miliardi. Questo anno, cioè riferito al 2016, però abbiamo 19. Appaiono due voci completamente nuove, pressoché assenti l'anno prima, di cui una è di tutta evidenza una tanto, frutto non di indagine ma di provvedimenti agevolativi. Infatti se noi nel 19 togliamo i 4,1 miliardi di competenza 2016 della volontà di disclosure e il canone TV, che ricordo non era tra le voci dello scorso anno, ma che ha fruttato 500 milioni in più quest'anno, otteniamo un residuo di 12,8 miliardi, lasciando il canone TV, togliendo solo la volontà di disclosure, che ripeto è, perché il canone sarà ormai a regime, ma la volontà di disclosure è una tanto, a meno che non ne facciano altre, noi otteniamo a malapena l'incasso dello scorso anno. Se togliamo il canone è inferiore almeno di 500 milioni dello scorso anno, altro che record. E veniamo all'altro aspetto di comunicazione, perché poi in questo incasso c'è un distinguo da fare. Allora, ogni anno, dicevamo, ormai sono passati 16 anni, sentiamo il direttore di turno dell'ente che magnifica questi risultati, sempre record rispetto all'anno precedente. Beh, intanto è di tutta evidenza che il dato singolo, privo di alcun raffronto parametrico, non ha alcun senso e assolutamente poco indicativo. Molti presenti sono degli imprenditori, sanno bene come si fa una valutazione del proprio operato. Io ho fatto, mi sono divertito a fare una sorta di parallelo. Quello che fa il direttore dell'Agenzia delle Entrate da 16 anni a questa parte è come se un imprenditore sfruttasse per aver venduto 11 pezzi su 100 prodotti, in quanto ne ha venduto uno in più degli anni precedenti. Tutti quanti diremmo bravissimo, hai battuto il tuo record personale, però sorge la domanda, hai fatto quanto potevi? Quello cioè che hai conseguito ha un valore di per sé se comparato ad altro? Beh, per far questo appunto è necessario confrontarsi, fare una comparazione con dei parametri. Quali possono essere i parametri? Io mi sono divertito appunto a proseguire questo parallelo e ho ipotizzato che quanto vende l'imprenditore rispetto alla media delle imprese similari nel mondo può tradursi nel rapporto fra quanto incassa, cioè recupera il fisco italiano, rispetto a quanto fanno analoghi sistemi fiscali nel mondo. La relazione OCSE ogni anno ci fornisce dati.
Direi che questo primo aspetto è meglio tralasciarlo, perché un raffronto sarebbe fin troppo mortificante rispetto a apparati fiscali tipo quello statunitense, britannico, tedesco, francese. E poi mi permetto anche di dire che dubito che ci sia omogeneità nei dati raccolti e confrontati fra fischi del fisco dei vari stati. Quindi andiamo a vedere più nello specifico altri due punti. Il primo è quanto vende e produce l'imprenditore ipotetico rispetto a quanto produce e vende il settore di mercato. Questo in termini fiscali possiamo tradurlo nel rapporto fra quanto incassa, cioè recupera, rispetto al monte evasione l'Agenzia delle Entrate. Il terzo raffronto è quanto vende rispetto a quanto produce, il che può tradursi nel rapporto che io chiamo interno fra quanto incassa e quanto accerta l'Agenzia delle Entrate, ossia la maggiore imposta accertata. Bene, prima di tutto di analizzare questi due punti bisogna chiarirci su un concetto. Come dicevo prima, il recupero dell'evasione fiscale è un concetto ben preciso che potremmo sintetizzare in emersione di base imponibile intenzionalmente occultata. Ora, il sommerso fiscale, come avete sentito anche di recente, equivale a 111,7 miliardi di euro. Ce lo dice la stessa Agenzia delle Entrate, di propria competenza è 95,1. Quindi è con questo dato che dobbiamo raffrontare il recupero dell'evasione, cioè con i 111,7 miliardi. Ebbene, l'Agenzia delle Entrate ci dice che 19 miliardi sono di entrate complessive, di cui 8 da attività di liquidazione, 10,5 da attività di controllo. In questi 10,5 c'è la voluntaria di disclosure, quindi ai 10,5 togliamo i 4,1 e abbiamo 6,4. Ma l'attenzione la puntiamo sugli 8 di attività di liquidazione. Ebbene, chi è del settore, ma penso un po' tutti, vi rendete conto che la liquidazione è sostanzialmente una correzione di errori. Potrebbe essere lo scontrino fiscale scappato mentre si faceva il 730, per esempio, e quindi è una correzione di contribuenti che dichiarano, non versano, ma dichiarano che sono contribuenti noti. Nulla ha a che fare con un'indagine, con una ricerca, con le versioni di quel sommerso di cui dicevamo prima. Solo il controllo riguarda questo tipo di attività. Quindi noi dobbiamo prendere in considerazione non gli 8 miliardi dei 19, ma i 6,4 che abbiamo visto residuavano. Ebbene, di questi 6,4, da due anni l'Agenzia delle Entrate si guarda bene di individuare cosa faceva nel passato, dove diceva chiaramente che in questi 6,4, nell'epoca passata ovviamente l'importo cambiava, sono inclusi, oltre che tributi erariali e non erariali, soprattutto imposte, sanzioni e interesse. Bene, noi sappiamo che l'Italia è uno dei paesi con il più alto volume, anzi il più alto valore sanzionatorio, abbiamo delle sanzioni che arrivano al 240%. Diciamo che la media sta sul 100%, però vogliamo anche essere, diciamo così, generosi, non diciamo al 100% che dimezzerebbe questi 6,4 miliardi. Diciamo che qualcuno potrebbe pagare il 30% di sanzioni, qualcun altro forse niente, ma è la stessa agenzia che ci dice nell'anno passato che il rapporto fra l'accertato e le sanzioni di interessi equivale circa a un quinto. Bene, se i 6,4 vogliamo il famoso quinto, otteniamo 5 miliardi, più o meno, di recupero di che cosa? Di recupero di evasione fiscale. Questo, intesa come quell'odiosa parte di imposte totalmente occultate al fisco, spesso legata all'altro ripugnante fenomeno della corruzione e della malavita. Quindi parliamo di 5 miliardi su 95 che competono l'Agenzia delle Entrate. Stiamo parlando del 6% di recupero di quel famoso sommerso. Io così mi sono divertito anche a fare qualche studio passato. Dati dell'epoca ministeriale, ovvero del secolo scorso, non ce ne stanno tanti. Ho preso qualche studio, in particolare uno studioso Mauro Marè, che ci dà alcuni dati del rapporto tra sommerso e PIL. Bene, nel 2014 abbiamo visto questo rapporto per dati Istat del 13%, 211 miliardi appunto. Nel pre-crisi, cioè nel 2008, avevamo raggiunto il 17%, cioè 250 miliardi. Beh, nel secolo scorso,
Questo rapporto andava dal 14,2% del 1980 al 15% del 1990. Io credo che occorra fare una riflessione su come si è agito sulla macchina fiscale nel XXI secolo, quindi con l'istituto agenziale, perché capite bene che i risultati non è che siano molto migliorati, anzi. E concludiamo col raffronto cosiddetto interno che riguarda soprattutto i verificati, ossia quanto produce a certa e quanto vende, cioè incassa, l'agenzia, che è il rapporto che tecnicamente definiamo MIA, maggiore imposta accertata, e incasso. Se abbiamo visto che l'incasso relativo all'accertamento equivale a 5 miliardi di imposte, la maggiore imposta è equivalsa, esclusa l'accertamento di registro, a 18 miliardi e mezzo, premesso che nel 2011 stavamo a 30 miliardi, quindi l'attività dell'agenzia si è quasi dimezzata in questi ultimi anni. Ossia l'agenzia incassa meno di un terzo di quanto accerta. Nell'esempio precedente dell'imprenditore è come se l'imprenditore vende un prodotto ogni 3-4 che fabbrica. Che cosa vuol dire questo rapporto? Beh, intanto è un indice di efficienza, perché chiaramente l'imposta è difendibile e sostenibile solo per un terzo, quindi di buon lavoro, insieme al contenzioso è indice di buon lavoro e qualità delle indagini. Ma è anche un indice di invasività rispetto alle attività imprenditoriali, professionali e quant'altro del fisco, perché per accertare i 18 miliardi o i 30 che era qualche anno fa, vuol dire che questo è frutto di indagini che sia dell'Agenzia di Entrata della Guardia di Finanza, indifferentemente, in cui delle aziende sono state sottoposte ad accertamento, probabilmente gli sono stati bloccati i conti bancari, forse i fornitori e quant'altro. Qui poi avremo delle testimonianze in questo senso. Ma in questo rapporto c'è anche quel margine di discrezionalità eccessiva nel quale si può annidare, oltre, passatemi il termine, al mercato boario, perché abbiamo prima anche sentito citato accertamenti che partono da 880 milioni e si riducono a 318, nel caso della Apple. Abbiamo qui cittadini a cui hanno fatto un accertamento da 1,2 milioni, poi proposto a 700.000 euro, poi alla fine ridotto a 400.000 euro. È tutto un margine di manovra in cui potrebbe, e forse si annida, visti i risultati recenti, molto della corruzione che c'è nell'amministrazione fiscale, ma soprattutto il tradimento di quell'articolo 53 Costituzione, perché quella capacità contributiva deve essere reale, non deve essere virtuale, fonte o materia per poi poter fare una contrattazione, che è quello che avviene adesso. Bene, credo di poter concludere con un ricordo che era molto visivo, purtroppo non l'abbiamo, per sottolineare gli aspetti comunicativi dell'Agenzia delle Entrate e la realtà. Tutti voi ricorderete, ve la faccio vedere, questa immagine qua era la pubblicità che alcuni anni fa si faceva su tutte le TV del parassita famoso. Erano due campagne, una chiamata il parassita e l'altra se io pagassi le tasse e via dicendo. Come ce la spacciavano questa pubblicità? Scusate il termine, spacciavano, insomma. Se tutti pagano le tasse ripagano tutti, cioè se tutti pagano le tasse ripagano tutti con i servizi, diceva lo spot. Beh, quello stesso anno in cui uscirono tutte queste pubblicità, l'Agenzia delle Entrate, il 29 marzo dell'anno successivo, fa un comunicato stampa in cui si dice: le somme incassate nel 2011, stiamo parlando di quell'anno, dall'attività di recupero dell'evasione pari a 12,7 miliardi di euro, sono già iscritte nel bilancio consuntivo dello Stato dello stesso anno ed hanno quindi contribuito al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Pertanto non esiste alcun tesoretto. Mi stai prendendo in giro allora? E la Ricorsi denunciò l'Agenzia delle Entrate per questo. Mi fermo qui, ci sarebbe molto altro da dire, soprattutto sul fatto che le istituzioni si sono accorte di questo giochino, hanno istituito apposite commissioni perché non si fidano più della relazione dell'amministrazione fiscale, però andremo su altri ambiti, soprattutto parlamentari, mi fermo qua. E concludo con una battuta di un vecchissimo comico, Ettore Petrolini, che diceva: bisogna prendere il denaro dove si trova, presso i poveri,
hanno poco, ma sono in tanti. Grazie.